il dottor? È Gianluca Pucella. Cosa ci fa vedere ora? Allora, questo è un esperimento noto come sfera al plasma. Allora, in che cosa consiste? Essenzialmente abbiamo questa sfera di vetro all'interno della quale c'è una miscela di gas. Tipicamente sono dei gas neon, argon, xenon. La cosa importante è che questa miscela è molto rarefatta, quindi non c'è la densità che c'è nell'aria intorno. Ora, all'interno c'è un elettrodo, che è un elettrodo ad alta tensione ed anche funziona in corrente alternata, quindi diciamo che è alternativamente positivo o negativo. Allora, cosa succede? Visto che abbiamo un'alta tensione, alcuni elettroni si possono staccare dagli atomi e vengono accelerati dal campo elettrico che c'è tra quell'elettrodo e tutto l'ambiente esterno. Ora, se questo accadesse nell'aria che noi respiriamo, l'elettrone andrebbe subito a sbattere su una molecola e non avrebbe nessun effetto. In questa regione invece il gas è molto rarefatto, quindi l'elettrone ha più spazio a disposizione prima di incontrare una molecola, quindi acquista una velocità maggiore. Quando urta una molecola la può ionizzare, cioè può staccare anche l'elettrone da quella molecola. Questo processo può avvenire a valanga e quindi quello che succede è si forma un filamento tecnicamente di plasma, cioè di un gas ionizzato. E vedete, il filamento va dall'elettrodo centrale fino alla superficie esterna. Ora, in generale ne vedete tanti di filamenti. Nel momento in cui io tocco la sfera, diciamo che modifico alcune proprietà e quindi, senza entrare nel dettaglio, creiamo un canale preferenziale per la corrente. Quindi abbiamo più corrente, più elettroni che si muovono dall'elettrodo fino alla sfera e più elettroni significano anche più urti e ogni urto noi vediamo questa luce che viene emessa. E questo essenzialmente è il principio. Ora, la cosa importante da notare è che il campo elettrico non è presente solo all'interno della sfera, ma è presente in tutta la regione, anche nella regione esterna. Infatti, se avviciniamo una semplice lampadina come questa, vediamo che alla fine si illumina. Perché questo? Perché anche qui abbiamo del gas rarefatto, e quindi anche qui ci sono gli elettroni che sentono il campo elettrico e ionizzano le altre molecole e nella ionizzazione emettono altra luce e quindi noi vediamo la luce all'interno di questa lampadina. Quindi il campo elettrico è, diciamo, tutto intorno, in questo caso vediamo questi filamenti perché all'interno c'è un gas rarefatto. Straordinario. L'utilizzo, questa cosa qui, questo esperimento, a che cosa serve? Allora, in questo intanto serve a introdurre alcuni concetti. Il concetto di plasma è fondamentale per i nostri laboratori perché essenzialmente l'obiettivo dei nostri laboratori è cercare di creare energia da fusione. In questo caso si utilizzano dei plasmi, quindi dei gas ionizzati, vengono riscaldati fortemente, quindi gas ionizzati che hanno proprietà collettive, per essere un po' più precisi. E quindi questo intanto evidenzia questo che si chiama anche quarto stato della materia a volte, perché si può pensare di partire da un solido, riscaldarlo e abbiamo un liquido, lo riscaldiamo ancora, abbiamo un gas, se lo riscaldiamo ancora gli elettroni si staccano dai nuclei e quindi abbiamo, se volete, un fluido di elettroni e un fluido di ioni. E per questo motivo, visto che c'è questa sequenza, diciamo, di riscaldamento, si chiama anche quarto stato della materia. Grazie. Grazie a voi.